può reggere questo governo? Io credo che noi abbiamo fatto una scelta che è quella di salvare l'Italia. Di fronte a un signore, una forza politica che pensava di sciogliere il Parlamento e di mettere in discussione tutte le funzioni costituzionali. Dobbiamo avere a mente questo, noi non abbiamo fatto un'alleanza strategica, non abbiamo risolto tutti i problemi. Io non sono impazzita e se ieri dicevo una cosa oggi ne dico no, ci sono tante differenze. La sfida è non è un'alleanza naturale questa, secondo lei? Provare a lavorare insieme. Non è naturale perché eravamo in campagna elettorale collocate su schieramenti diversi, ci siamo contrastati per tanti anni, ma era accaduto anche tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Ma ora siamo a noi. C'era un'emergenza. L'emergenza di dire in Italia ci sono le regole democratiche, si va in Parlamento su una sintesi che è una mediazione tra forze diverse, si trova una maggioranza o altrimenti il Presidente della Repubblica, non dal papete il Ministro degli Interni proclama lo scioglimento delle Camere. Se dovesse intervenire a breve la cosa di cui tanto si parla sui giornali, cioè il fatto che un pezzo del PD renziano se ne va, lei gli è stato chiesto e lei ha detto no, per ora no, il per ora ha allarmato tutti, ha detto beh allora come si vede la prospettiva, cioè, però se si ragiona così all'interno dei partiti vuol dire che poi la suprema, il supremo interesse di convergenza per salvare l'Italia passa in seconda battuta o no? No, assolutamente no, perché abbiamo fatto un'alleanza e a determinare questa condizione il protagonista principale è stato proprio Matteo Renzi, perché poi dobbiamo dire le cose per quello che sono. C'è tutta la volontà a far continuare questa legislatura, io le dico di più perché facciamo riferimento all'IVA ed è sicuramente un tema fondamentale per la difesa dei consumatori e del sistema produttivo italiano, ma c'è anche un altro appuntamento che è quello di utilizzare gli strumenti che la democrazia mette a disposizione, sì, e quindi l'individuare purtroppo una maggioranza per dire che dobbiamo dare un Presidente della Repubblica che sia all'altezza dell'attuale Presidente della Repubblica. Fino al febbraio 2022 questo dovete durare. È l'obiettivo sul quale noi lavoriamo. Senta, rimane in sospesa, la scissione sta lì, forse sì, forse no, più forse sì. Ci dica forse sì. Non c'è una decisione assunta su questo, è evidente che ci sono c'è aria di scissione in corso.